Allora, oggi 9 agosto, in relazione anche alle difficoltà logistiche che ci raccontavi prima, della nuova piazza, ovviamente che ha un assetto completamente nuovo e quindi bisogna ridisegnare anche le manifestazioni presenti in piazza 27 gennaio, da oggi fino in Per il futuro. futuro. Ti volevo chiedere la festa patronale, che è così sentita e ovviamente Sì, tutti vogliono sapere qualcosa in più. ok, siamo arrivati alla festa patronale. Arriviamo agli sgoccioli perché abbiamo avuto qualche problema. Più che qualche problema, la riorganizzazione della piazza inevitabilmente prevedeva una riorganizzazione e un ripensamento sull'allocazione del palco degli artisti stessi, voglio dire, come e quando in quella situazione. Detto questo, vi posso annunciare che l'inizio sarà il 14 con un concerto con Noemi ad Acquamorta, seguiranno il 15 la sera con un cabarettista la sera del 15, il 16 ci sarà Petit, che è un giovane emergente napoletano, e il 17 la serata dei fuochi. Diciamo che in sintesi abbiamo voluto mettere insieme, dando la possibilità ai cittadini di frequentare la piazza e di incontrarsi in piazza come avviene tutti gli anni. Ovvio che chiaramente la processione dell'assunto che ci sarà la mattina fino al pomeriggio. Peraltro, al di là di questi eventi che riguardano ovviamente la festa patronale, si pensava anche ad un calendario più lungo, un calendario spalmato per dare la possibilità ovviamente ai cittadini di Sì, Potenza di vivere la piazza. questa è chiaramente la festa patronale, quella a cui tutti pongono attenzione, ma come abbiamo detto, noi abbiamo voluto, pur interfacciandoci con i commercianti, distribuire le manifestazioni, tant'è vero che in piazza ci saranno degli eventi che avranno magari, e forse meglio, minore afflusso, ma saranno qualitativamente molto più pregnanti per il paese, e che verranno distribuite nei weekend fino a metà settembre. Questo per quanto riguarda Piazza 27 Gennaio, ma chiaramente ci saranno gli eventi anche a Cappello con la festa di Cappello ed altre manifestazioni che si terranno a Piazza Sant'Antonio. Quindi abbiamo cercato di distribuire, a parte l'evento principale della festa patronale che si terrà tra il 14 e il 17, ripeto, con i due eventi un po' più importanti, con Noemi ad Acquamorta e Petit in piazza 27 gennaio, altri eventi che verranno distribuiti sul territorio per far sì che tutta la popolazione venga coinvolta per un periodo più lungo, per arrivare a settembre, per non concentrarsi semplicemente nella settimana di Ferragosto e lasciare scoperti poi il successivo. E allora, nel ringraziare il sindaco di Monte di Procida, il dottor Scotto Di Santolo, anche montediprocida.com, peraltro stamattina al completo con Pasquale Vangino, Paco Smart e Franco Ciaula, vi auguro ovviamente delle bellissime vacanze qui a Monte di Procida. E peraltro, e questa è una piccola chicca, proprio in giornata ci sarà anche il video promozionale di Event Italia dell'amico Salvio Petrolongo, che vi racconterà questi giorni della festa patronale. Grazie a tutti, buone vacanze!